Buonasera, oggi vi parlo di quello che non è un mazzo, ma è un po' un sogno. Sogno che mi porto dietro da tanto tempo, mi ha dato delle soddisfazioni. Il mazzo in questione è GV Company, ex Band Company, abbiamo ottenuto Kaelas Reconstruction, abbiamo tolto il blu, così il mazzo è diventato un po' più dritto, un po' più forte, e soprattutto abbiamo una mana base che adesso ci supporta decentemente un mazzo bicolore, e non dobbiamo giocare Showland, grazie a Dio. Il mazzo ha un piano molto semplice. Fare un po' di vantaggio tempo all'inizio, imbastire un piano aggro un po' forte, rallentare l'avversario, sperare di ucciderlo, di fare dei danni considerevoli e poi farsi carriare da Collected Company e da Kaelas Reconstruction per l'ultima parte della partita in modo tale da riuscire a chiudere. Il mazzo ha una semplice debolezza. In questo mazzo giocherete carte mediamente più brutte rispetto alle altre carte del Pioneer, ma mettendole insieme ed incastrandole nel modo giusto, anche matchup un po' più bruttini diventano fattibili. Ci sono dei matchup che sono invincibili, come per esempio Omnat to Light, o altre versioni di combo un po' più spinti, come che non passano da tante spell, come potrebbe essere Grisfang, mentre ci sono dei matchup che sono praticamente imperdibili, come Lotus Field, per esempio. Ci sono dei matchup che si giocano, ma sono tutto sommato positivi, come potrebbe essere BR Midrange o alcune versioni di Creativity. Detto questo, è un mazzo purtroppo un po' di FNM. Pensare di portarlo un torneo un po' grosso potrebbe essere una pazzia. Comunque, abbiamo il 4 per di entrambi gli elfi giocabili, quindi abbiamo 8 elfi, vogliamo fare turno 1 elfo e turno 2 droppa 3, e poi carta che è ancora in testing ma realisticamente uscirà, doppio Skrelv. Questo ha l'idea di fare un po' ruolo da mamma delle rune o giver of runes e non è particolarmente consistente come carta, quindi al momento ne abbiamo due, uscirà, è probabile. Poi droppa 2 abbiamo mono Scavenging Ooze e doppia Voice of Resurgence e 3 Luminar Caspirant. I droppa 2 sono quelli più modificabili. Ci sono molte versioni, i pazzi che lo portano, che giocano i lupi mannari 3-3, che secondo me sono interessanti, andrebbero testati. Hanno un ruolo un po' diverso, nel senso che richiedono meno sforzo per fare danni e hanno la possibilità di fare vantaggio. Luminar può mettere i segnalini sui volanti, quindi è un angolo d'attacco in più. Poi abbiamo Triplor, Conte Ymeria di main e Mono Reidane. Col fatto che Lotus è un pochino sceso di giocabilità in questo periodo, ho deciso di aggiungere un Reidane che fa molto meglio anche come matchup, che sennò sono ingiocabili, come Omnat to Light e anche UV, che non è un matchup bellissimo, quindi abbiamo aggiunto un Reidane. E Triple Orconte rimane un po' una base del mazzo, ce l'abbiamo, te lo facciamo andare bene, è una bella carta. Poi, ciò che ci permette di vincere i matchup contro i mazzi più aggro midrange, abbiamo 4 Skyclave e Triple Brutal Katana. Allora, sono tante come removal? Sì. Ti permettono di vincere i matchup contro BR in maniera quasi gratuita? Assolutamente. Infatti sono tanti, scendono nei matchup in cui, come per esempio contro UV, contro tutti gli altri mazzi fanno veramente un bel lavoro. Poi abbiamo ultimo drop a 3, 4 Paolo Vito da Madarosa, 3-1 volante, fa vantaggio, fa quasi vantaggio carte, perché ci sono dei game in cui la carta letteralmente diventa incastabile, diventa facilmente un 4-2 che quindi chiude il match abbastanza in fretta. Fa un buon lavoro, fa un po' tutto quello che il mazzo vuole. Poi abbiamo 4 Company, triplo Kaelas Reconstruction. Allora, le Kaela sono un'ultima aggiunta, è una carta che a me personalmente piace molto. Permettono di rendere forti anche degli elfi che sarebbero morti verso la fine della partita. Sono quello un pochino che rende il mazzo un po' spicy, gli dà degli angoli di attacco molto più forti. Company, vabbè, cioè, se conoscete Company sapete la sua forza, sapete i suoi problemi, il deck building purtroppo è molto costipato, sarebbe interessante giocare delle carte verdi o anche bianche un po' più grosse, purtroppo non possiamo permettercele. Poi 4 pathway bianchi verdi, 4 painland, 4 temple garden, 4 fastland. Ho praticamente obbligatorio, abbiamo finalmente sia painland che fastland, le giochiamo così. Poi abbiamo una basica per tipo, un layer of the hydra e un eganjo e 2 mana confluence. Le mana confluence sono abbastanza bruttine, ma sono indispensabili per poter tirare Kaelas Reconstruction. Passando invece alla sideboard, abbiamo Monor Conte Ymeria, che va a fare il quarto nel matchup che vi servisse, Mono Voice of Resurgence, molto forte in matchup contro, per esempio, contro UV, contro alcuni control, contro spiriti, questo fa un lavoro incredibile, doppio Self Spirit, indispensabile sia contro i mazzi che hanno delle vratta base rossa, sia contro le vratte normali, purtroppo a Farwell non si può dire granché, ma contro le altre versioni sì, doppio Night of Autumn, questa molto forte contro GR, sia perché permette di risolvere una saga, e poi tardare eventualmente con il token, o comunque perché è un 4-3 a questo 3, se serve, forte anche contro aggro,
e forte in diversi spot. Tripla opposizione di Tyvar. Questa serve per salvare una, da una removal in un momento preciso, fare gli ultimi danni, salvare da una ratta, ha diversi usi, è piuttosto bella, cioè è una carta che mi piace molto, è la versione che mi piace di più di questo tipo di cantrip a uno che protegge da Hexproof ed è indistruttibile. Monoridane, fa coppia con quella nel main, fortissima contro Omnath to Light, forte contro V. Doppio portable all, forte contro gli aggro un po' più spinti tipo quelli a base rossa, forte anche contro Aure, per esempio. Mono Settled Breakage, carta che io personalmente apprezzo particolarmente, forte anche in questo caso contro gli aggro più spinti. Doppio Rest in Peace. Il carretto potrebbe essere più forte? Sì, realisticamente sì. Però Rest in Peace ha la, il potenziale di non morire da removal una volta che viene animato e in generale è un pochino più solida come opzione, anche contro alcuni mazzi più particolari come potrebbe essere per esempio Gatto Forno o roba del genere. Non c'è altro da aggiungere, possiamo passare al gameplay.